Mi sentite? Mi che ce la faccio. Allora, benvenuti a tutti. Questa sera riprendiamo le ciclo di conferenze organizzate dalla nostra associazione, il Centro Internazionale di Studi e Ricerche Etnografiche Italiano, che ha sede a Roma e sede un po' dappertutto, tra cui qui ad Alessandria. Ringrazio anche le persone che stanno rinnovando le tessere in questo periodo e servono per andare avanti nelle nostre iniziative e per darci una mano, e noi lo facciamo molto volentieri. Questa è la 35esima conferenza che facciamo nell'arco di 2 anni e mezzo più o meno. Molte sono anche su YouTube. Ho presentato un po' tutto il mio lavoro di archeologo di fame internazionale, specifico di fame, perché quelli di fama sono diversi. E quindi ho deciso di toccare diverse volte la storia di Alessandria, ma mi sono reso conto che effettivamente, per quanto riguarda alcuni periodi, si sa già molto su Alessandria, specialmente per quanto riguarda quella che vediamo sulla destra, che è la cittadella. Manco a farlo apposta stasera, sarà su Freedom, e c'è un bellissimo servizio che ha fatto l'amico Roberto Giacobbo con Claudio Braggio, e si parla approfonditamente di questa formazione militare architettonica nata più o meno nel XVII e XVIII secolo, e che è stata praticamente la causa della distruzione completa del sito di Bergoglio. Noi l'abbiamo chiamato Bergoglio, ma anche se poi fondamentalmente era già definito Borgoglio, perché praticamente quella che è il suffisso della parola Berg è qualcosa che proviene dalle popolazioni nordiche, quindi sicuramente quando era un castrum latino, un castrum romano, aveva sicuramente un altro nome. Poi ci fu un insediamento e quando venne appunto costruita la nostra bellissima cittadella, che è un vanto a livello internazionale, di cui non dirò assolutamente nulla perché non c'è bisogno che ve la racconti io, perché potete leggere da tutte le parti, e anche perché voglio fermarmi sulla mia materia, che è l'archeologia. Sapete che l'archeologia è la fonte primaria della storia ed è l'unica che dà riscontri oggettivi, non soggettivi, perché uno scrittore di storia può documentarsi attraverso chiaramente testi più antichi che possono essere stati a loro volta rielaborati, e ha sicuramente un qualcosa che riporta la storia sotto l'aspetto soggettivo e non oggettivo. Invece l'archeologia si basa su fatti, cioè su quello che effettivamente è stato ritrovato, è stato analizzato, è stato datato e ha dato finalmente un responso su quella che può essere la datazione sia di Rovereto, che chiaramente tutti conoscete, Rovereto, dove c'è la chiesa di Santa Maria di Castello, super fotografata, è diventata una star praticamente del web, perché viene fotografata in tutte le maniere e da tutte le parti, e quindi di conseguenza abbiamo una situazione di una chiesa molto più tarda della sua origine, perché ce ne sono altre due al di sotto, più altre cose che sono state ritrovate e sono state poi completamente interrate. Per quanto riguarda invece il sito della cittadella, chiaramente abbiamo detto tutti che riprendeva poi gli spalti fossati costruiti nel corso dei secoli, perché Alessandria è stata famosissima come città militare, no? Perché nei vari secoli si sono succedute varie invasioni, poi era una città simpaticissima perché non c'era bisogno che i nemici facessero saltare i ponti, perché i ponti crollavano da soli. Infatti c'era il ponte di pietra che ogni tanto due arcate cadevano, in modo così evitavamo ai nemici di doverli bombardare e fare per arrivare a entrare nella città. Quindi Alessandria si sposta poi sulla... Vai avanti con la diapositiva, per favore. Come vedete, Alessandria si sposta poi su quest'altra riva del fiume Tanaro, e quindi tutti gli abitanti che avrebbero dovuto abitare a Bergoglio, che erano quasi tutti contadini che si affidavano alla lavorazione del terreno e alla pastorizia, e si trasferirono in parte in Alessandria, in parte poi si spostarono in altre zone del Piemonte per poter effettuare le loro attività. È chiaro che qui
di romano, a parte Rovereto che è il punto più alto della città, non troviamo nulla. Qui sì, perché questo era un accampamento romano, quindi logicamente sono stati trovati anche reperti di epoca romana durante la costruzione della cittadella stessa. E quindi abbiamo quello che noi indagheremo stasera non è tanto il discorso, anche perché questa era, si vedeva chiaramente da come era Bergoglio in antichità, aveva una pianta tipica dell'accampamento romano, quindi sicuramente divenne poi anche un insediamento, anche soltanto per una questione stanziale di truppe che si spostavano per potersi appunto recare sui posti delle varie guerre, delle varie battaglie. È chiaro che Alessandria rimane sempre comunque un punto di riferimento per tutte quelle che sono state le situazioni militari e le guerre che si sono succedute nel corso dei secoli, perché chiaramente è in un triangolo abbastanza ben preciso, verso la Lombardia, verso la Liguria, verso l'Emilia Romagna, e quindi di conseguenza è sempre stata abbastanza ambita sotto l'aspetto militare. Forse per questo che è stata abbastanza anche sfortunata come città e anche come mantenimento di quello che era più antico e che è stato cancellato. Tanto per ricordarne una, il famoso Duomo che Napoleone rase al suolo, però ci ha lasciato alcuni pezzi che sono visibili ancora adesso, in più ci ha lasciato tutta la descrizione e la trascrizione di quelli che erano gli interni e di quelli che erano gli arredi. Vabbè, quindi città militare, vedete i vari spalti, in cui i nomi sono ancora ripresi nelle varie zone di Alessandria, che ci ricordano appunto che quelli degli spalti erano dei fossati che venivano costruiti con la terra di riporto degli scavi, venivano poi allagati tramite dei canali che si collegavano al fiume e servivano appunto come difesa per la città. Poi c'erano le bicocche, c'erano le torrette, insomma tante cose, il famoso ponte coperto che ricordava appunto il ponte di Pavia, e tante cosine che si sono così perse nella storia, ma che sono ricordate dai grandi scrittori alessandrini, dal Bima a Maestri, per dire Sisto, insomma ce ne sono stati tanti di studiosi della storia di Alessandria, a partire proprio dalla sua fondazione nel XII secolo, che noi stiamo cercando anche di collocare in maniera diversa da quella che è adesso, ma non ci siamo ancora arrivati con i documenti che stiamo cercando noi. E poi lui viene fondata, diciamo, dalla Lega Lombarda, eccetera, eccetera. Una storia straconosciuta, stradetta, straraccontata. Noi vogliamo andare un pochino più indietro nel tempo, vai avanti con la prossima diapositiva, quindi vi faremo vedere più o meno quello che è stato trovato in questa zona e in questa zona, che sono due zone del fiume dove probabilmente ci sono stati degli insediamenti addirittura risaliti a 4.000 anni prima di Cristo, quindi molto prima dei Romani. E non dimentichiamoci che l'evoluzione dell'uomo ha portato gli uomini, quelli che erano già uomini, poi a spostarsi dall'Africa in tutta l'Europa, e quindi ci fu un passaggio anche di qua. È chiaro che quando si trovava l'acqua era un giacimento molto prezioso, perché era paragonabile a una miniera, fondamentalmente con l'acqua c'era la vita, si poteva pescare, ci si poteva difendere, si poteva bere, si potevano fare tante cose anche a livello artigianale, era un bene preziosissimo, lo è ancora adesso, e quindi di conseguenza sfruttato già nei secoli passati. Quindi vediamo, ecco sì, appunto qui tutta la persona della storia di Alessandria, e stasera su Freedom, quindi domani ve lo potete rivedere tranquillamente via internet, perché tanto Freedom le puntate poi le trasmettono su internet, basta inserire la parola Freedom e vi dà l'ultima puntata che è stata programmata, quindi non togliamo niente a nessuno. Durante delle inversioni fatte da Pozzati, che è uno dei soprintendenti ai beni subacquei della nostra soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte, furono già rilevati dei pali di sostegno delle palafitte. Sapete che le palafitte sono particolari costruzioni con dei pali infissi nell'acqua, sono molto caratteristiche quelle dei laghi montani e alpini, per esempio quella dei Cinque Laghi in provincia di Ivrea, nella zona ce ne sono poi a Ledro, sono tantissime le testimonianze, sono quasi tutte patrimonio dell'UNESCO, meno quelle di Alessandria logicamente, perché ci devono ancora arrivare.
però ci sono delle documentazioni fotografiche e fortunatamente sono stati fatti anche degli esami dendrocronologici e quindi anche al carbonio 14, che hanno stabilito appunto che questi palidi potevano essere di lascio, di quercia, che fissi nel terreno risalgono più o meno alla datazione che vi ho dato prima di 4.000 anni fa. È chiaro che il sostegno dei pali doveva essere una cosa ben precisa, soprattutto per quanto riguarda un fiume che si sposta poi nel corso dei millenni, sposta il suo alveo e di conseguenza potevano essere anche spostati loro stessi. Ma non è questo caso, perché fondamentalmente, tolto la parte sabbiosa, i pali venivano poi infilati in un'argilla sedimentaria che, grazie al fatto di essere un'argilla sedimentaria, permetteva il non afflusso dei batteri all'interno del legno, quindi non li rovinava ma li manteneva abbastanza intatti. Vedi Venezia, per esempio. Venezia è costruita su più di 100 isole, ma buona parte poi ci sono anche delle costruzioni fatte apposta nell'acqua in modo che potessero sostenere poi i palazzi. Uno va a Venezia nel Canal Grande, quando passa col solito traghetto, con la solita navetta, si vedono alcuni palazzi che sono un pochino piegati perché logicamente i pali sotto hanno cominciato a cedere, ma non è certo per una corrosione dovuta appunto batteriologica, perché le argille sedimentarie e i caranti, che sono quelle casseforme che vengono formate sott'acqua per poter costruire praticamente all'asciutto, e quindi hanno fatto praticamente in modo che durassero nel tempo. La prossima diapositiva, ecco, vedete altri pali, questo è Fossati che durante una delle sue immersioni, le foto sono ancora in bianco e nero perché risalgono veramente alla fine degli anni 60, quindi sono cose abbastanza interessanti. Mi fu fatta una domanda da Piero Bottino, il giornalista della Stampa, che mi chiese: ma non era possibile che, siccome furono fatti dei ponti di barche sul Tanaro per passare da una parte all'altra, quando man mano che crollava il ponte di pietra, perché un pezzo per volta praticamente alla fine quasi crollato tutto, è chiaro che i ponti di barche, anche questi, venivano sostenuti da pali. No, quelli sono chiaramente di un'epoca molto più moderna, mentre questi risalgono tutti al periodo che vi ho descritto fino adesso. Quindi cominciamo a metterci in testa che Alessandria, per carità, come Alessandria facciamola nascere nel 1168, ma come località abitate, erano località abitate già a partire dalla preistoria. Ci aspettiamo prima o poi di trovare anche qualche cosa, qualche reperto, qualche resto umano, probabilmente scappavano tutti, ed è per quello che non si trovano i resti umani. Si vede che non si trovavano bene, alla fine mollavano tutto e se ne andavano. Più o meno una situazione simile a quella odierna. E quindi ecco come poteva essere un villaggio palafitticolo, come vedete i pali infissi sotto, le capanne costruite sopra la piattaforma di legno, ed era tutta una costruzione in legno fatta con i legacci, venivano fatti con le pelli, i legacci degli alberi, delle travi, le pareti erano pareti fatte a graticcio, cioè nel senso che venivano incrociate, come poi succederà anche dopo, in questo modo delle canne, e veniva poi messo dell'argilla che veniva poi cotta, e quindi di conseguenza prendeva una situazione solida e di conseguenza dava l'idea della parete e tutto. È chiaro che i palafitticoli si dedicavano a diverse attività, come vi ho detto prima, dalla tessitura, alla cosa dell'agricoltura, chiaramente avevano le loro greggi, le loro mandrie, e quindi si davano un gran da fare per cercare anche di tenere liberi i collegamenti verso quello che poteva essere l'oriente del nord Italia, e quindi le altre vie di commercio. Erano dei gran trafficanti, quello, nel senso che avevano dei traffici non illeciti, ma comunque avevano dei traffici a livello di mercanzia. Infatti si trovano situazioni abbastanza particolari. Qui questa è una foto fatta negli anni 40 in una secca del Tanaro, e vedete come si sbucano tutti i pali di quelle che dovevano essere le strutture palafitticole dell'epoca. Quindi che noi discendiamo direttamente, probabilmente anche da alcuni personaggi che hanno abitato sulle palafitte. Speriamo di non tornarci a vivere, visto i venti di guerra che ci sono, e di conseguenza
dobbiamo cercare di valorizzare questo e portarlo a livello di quelli che sono gli altri siti simili presenti nell'Italia del Nord. Avanti. Ecco, vedete, un'altra cosa che fu rivelata da Fozzati, disse che sul fondo del fiume c'era una piroga monossile, che monossile vuol dire lavorata in un unico tronco di legno. Veniva lavorata col fuoco, man mano si bruciava all'interno e poi veniva portata via il carbone, la cenere, in modo che rimanesse la struttura d'arco. Con queste piccole piroghe c'è gente che ci ha fatto la traversata dell'oceano, quindi erano abbastanza resistenti. E questo andiamo poi a riprendere argomenti che stasera non voglio parlare di altro, solo di quello, perché poi io divago. E quindi arriviamo a Rovereto. Anche a Rovereto stasera sarà una conferenza abbastanza breve, perché le cose sono poche ma essenziali per quello che vogliono arrivare. È chiaro che lo spostamento degli abitanti di Bergoglio verso la città di Alessandria aveva previsto anche la distruzione di quelle che erano comunque gli insediamenti addirittura del 400, i quartieri del 400, del 1300 che erano presenti a Bergoglio. Avendo il materiale a disposizione, cosa si fece? Si tolse tutto il materiale che era possibile recuperare e con quel materiale si costruirono le abitazioni nella città di Alessandria, che aveva una struttura completamente diversa da quella che adesso, perché poche sono le vestigia di quel passato, però molto è servito appunto per questo motivo qua. Ricordiamo i vari bastioni che c'erano, le bicocche che poi sono state usate anche in epoca per difendere comunque la città ancora fino ai tempi di Napoleone. Napoleone poi, insomma, qui aveva fatto con la vittoria di Marengo, aveva preso un po' praticamente possesso di quella che era la città di Alessandria. Roboreto, Rovereto, quindi deriva chiaramente dal rovere, l'albero, era un sito abitato anche questo in epoca molto antica. Chiaramente, vedete la struttura odierna, è una struttura che risente ancora dell'umidità dovuta alla... vedete? Questa è l'umidità che sale da sotto, poi dopo che hanno tolto le pietre di fiume, gli acciottolati per fare quel bellissimo lavoro architettonico che si vede adesso, e praticamente hanno fatto sì che l'umidità salisse e sta praticamente distruggendo completamente il portale in arenaria che raffigura i 12 apostoli, che si sta sgretolando completamente, che l'arenaria, come sapete, è una pietra sabbiosa e quindi di conseguenza è molto facile lo sgretolamento. E quindi una delle cose che avrebbero dovuto invece, poi ci hanno fatto il cappotto sotto, ma era un po' troppo tardi, quindi dove c'è il chiostro, puoi andare avanti perché questa è una foto che più o meno conoscono tutti. Ecco, vedete com'è era sotto, però è incompleta, perché questa pianta fu fatta quando si arrivò alla chiesa romanica, più o meno risalente al IV secolo d.C. Poi c'è la pieve, vedete, triabsidata, che è quella che sale più o meno all'anno 1000, quindi 1000-1100, e poi c'è la basilica, la chiesa, diciamo, il regno attuale, che è questa in rosso. Purtroppo questa, perché l'ho messo incompleta? Perché quando fecero gli scavi, negli anni 70, gli operai trovarono determinate cose. Allora avvisarono la soprintendenza, perché allora si usa, ma si usa anche adesso, però è chiaro che molte volte non la si avverte, perché si ha paura che la soprintendenza possa bloccare i lavori, perché ha il potere di farlo, perché è collegata alla magistratura in maniera molto stretta. E quindi di conseguenza, quando si fanno dei lavori anche nei campi e si trovano delle cose, bisognerebbe, secondo le leggi attuali, denunciare tutto a loro, in modo che possono, e se poi il ritrovamento è di una certa importanza, chiamare loro, perché loro comunque intervengono attraverso loro, attraverso delle società collegate per fare gli scavi. Torniamo a Santa Maria di Castello, va bene, queste ci sono, le vediamo andando sotto, ci rendiamo conto che effettivamente esistono queste strutture, che poi sono state inglobate in quelle che sono state le colate di cemento che sostengono attualmente la chiesa superiore. E mancano delle cose, perché? Perché durante gli scavi andarono molto più in basso di quello che si vede in questa pianta e arrivarono a dei siti molto più antichi di questo. Andiamo avanti. Ecco, vedete, questa è una foto che ho recuperato da un depianto di Santa Maria di Castello, che fa vedere la chiesa negli anni 70, che era
completamente, vedete, smantellato il pavimento, è stata scavata con criterio anche, perché comunque c'era la direzione della, mi pare della Liliana Mercando, se non vado errato, che è stata la soprintendente capo archeologica di Torino. Però qui ha lavorato proprio fattivamente la Silvana Finocchi, che purtroppo è mancata, e come anche la Mercando, che cose che succedono. E di conseguenza ci ha lasciato però qualcosa di positivo, nel senso che comunque nei suoi quaderni di scavo ha relazionato tutto quello che è stato trovato. Allora, finché è stato questo, vedete, poi più o meno sono state salvaguardate le strutture, che in pietra, erano fatte in pietra e calcestruzzo, e le due, la chiesa romanica e la pieve medievale, ma effettivamente poi andando avanti si trovò poi una tomba alla Cappuccina, che è una classica tomba, diciamo, del periodo imperiale romano, fatta con una copertura a tegole, in tabelloni, che sono praticamente queste strutture che ricoprono una inumazione contornata da materiale da mattoni, praticamente, costruito in mattoni, e poi veniva messo il corpo, veniva inumato, perché sapete che ci sono state diverse fasi nel periodo romano, che si passava dall'incinerazione fino ad arrivare poi all'inumazione vera e propria. Nella nostra zona sono presenti tutti i sistemi funerari romani, per esempio Pozzolo, in località Zinzini, venne scoperta una tomba appunto ad incinerazione con un pozzetto, anche questo contornato da mattoni sesquipedali. Sesquipedale vuol dire di un piede e mezzo, circa 28 cm. Queste invece sono tegole, i tabelloni, quelli che ricoprivano anche le case, perché comunque dovevano, in questo caso dovevano dare l'idea di una casa per l'aldilà. Chiaramente questa era già un'inumazione cristiana, fondamentalmente. Lo sappiamo perché, se vai nella diapositiva dopo, fu trovata una lapide che appunto veniva ricordava l'inumazione di un figlio di giovane età, e lo ricordò appunto con questa lapide, un ragazzo che era morto più o meno a 14 anni, 6 mesi, 8 giorni, cioè, quindi, perché loro specificavano, come vedete qua, Dixit, e poi anni, 14, mesi, 6, giorni, 8, tutto in latino. Se volete, c'è un mio articolo sul Piccolo, risale soltanto all'88, quindi facile da trovare, e scrissi questo articolo, ma più come racconto, perché non è che fossi stato presente e di conseguenza non potevo sapere esattamente anche sugli scavi. Io avevo 14 anni nel 70, quindi ero abbastanza giovane, anche se mi interessava già, andavo a curiosare, ma era soltanto una curiosità, perché non ero né carne né pesce, non sapevo esattamente cosa avrei voluto fare, e di certo ho fatto quello che mi piaceva, questa è la cosa più importante. Non sono stato convinto da nessuno a fare altre cose, vedi mio padre buonanima, che voleva che facessi il medico o l'avvocato, perché avrebbe secondo lui dato più tranquillità economica. Io ho scelto invece la parte più di soddisfazione, che è morale, che non di quella materiale. Infatti sono povero ancora adesso. E quindi di conseguenza ho scritto un racconto raccontando la storia di questo ragazzo che sta, insomma, che era figlio di un fabbro che aveva un'officina a Rovereto, e lavorava appunto per le sue cose, e poi a un certo punto morì per una malattia, e, insomma, l'ho un po' romanzata, ma il romanzo non è la mia, io non sono bravo a scrivere più di tanto, insomma, cerco di... E comunque questo articolo lo trovate anche sul mio sul profilo di Cisri Alessandria, ed è, adesso non ve lo leggo tutto perché sennò chiaramente, a parte che non lo vedo, nel senso che lo vedo da qua, vedo soltanto delle paroline. Però racconta quello che poteva essere stato in quel momento, la situazione che si era venuta a creare. Ed ecco invece le foto fatte dalla dottoressa Finocchi. Vedete, fatti i rilevamenti, come si evince dai suoi diari di scavi, abbiamo un bellissimo accampamento di epoca neolitica. Questa è una struttura neolitica che si trova, che si è trovata al di sotto della chiesa di Santa Maria del Castello, ed è risultato risalire addirittura a 6.000 anni prima di Cristo.
Quindi vuol dire che già la rocca, il picco di Rovereto, per la sua posizione, veniva già frequentato anche in epoca preistorica e veniva utilizzato anche per chiaramente in maniera stanziale, perché qui è stato trovato anche quello che è un focolare, è stata trovata una fossa dove si poteva probabilmente decantare anche l'argilla, che abbiamo le prime fasi anche di ceramica, soprattutto molto rozza, molto grossolana, però era abbastanza evidente che utilizzassero già degli utensili, perché nel 6000 siamo in pieno neolitico. Il neolitico è quando praticamente l'uomo cessa di essere un cacciatore raccoglitore e diventa un agricoltore allevatore, quindi di conseguenza comincia a creare un po' quella che è la storia, questa è la paleontologia, cioè praticamente lo studio della razza più antica dell'umanità, che anticipa quella che è la civiltà vera e propria, che riguarda l'archeologia classica. Questo riguarda la mia materia, che è la paleontologia insieme alla paleoantropologia. Qui erano già tutti Homo sapiens, più o meno, insomma è un titolo che ci siamo dati noi, ma che non ha molto riscontro a livello dell'umanità, perché comunque l'Homo sapiens è una derivazione modificata geneticamente, quindi non è un uomo venuto fuori da una selezione naturale, ma c'è stato sicuramente un aiuto da parte di qualcuno che ci ha invogliato a diventare più intelligenti e più adatti ad eseguire gli ordini soprattutto e a lavorare. Quindi questo è stato il famoso peccato originale, lo sapevo che ci cascavo, della Bibbia, e che ci avrebbe portato poi a essere tutti peccatori, non so, si sa di che cosa, per colpa di una mela. Vabbè, comunque la fantasia è bella ed è bello vivere di cose fatte così, inventate, e crederci è, diciamo, libertà di ognuno, quindi ritorniamo alla Chiesa perché è meglio. E questo è addirittura, vedete il sito, che fu scavato proprio ma benissimo con la stratigrafia, vedete anche le segnalazioni portate dalle barre che utilizziamo quando facciamo gli rilevamenti con il tacheometro e dalle lavagnette dove vengono segnati appunto i siti. E purtroppo tutto questo chiaramente non è stato conservato, perché qui sono stati trovati dei manufatti litici, che erano schiatoi, che potevano servire per utilizzare la pelle, da aghi in osso, sono tutte conservate al Museo di Torino, però non so perché non sono stati messi nella parte superiore del Museo delle Antichità, ma sono ancora tenuti nelle cantine. Sarebbe interessante che, visto che abbiamo dei musei anche ad Alessandria, e magari portare questi reperti, ma io sono 40 anni che lo dico, ma sono anche stufo, perché infatti per quello che sono andato via per 30 anni non sono più tornato, con tutto l'amore che ho per questa città, perché veramente è una cosa, l'amo intensamente, perché mi ha visto la mia giovinezza, la mia adolescenza, la mia infanzia, tutto, e ho degli amici fantastici, e quindi sono stato contentissimo di ritornare. Però ecco, quello che mi fa specie e che mi fa arrabbiare è che fondamentalmente abbiamo delle cose che sono molto più antiche di quello che ci raccontano, che ci hanno sempre continuato a raccontare. Anche perché io abbino i vari monumenti di Alessandria a dei personaggi ben precisi. Per esempio Santa Maria di Castello, non so perché, io lo abbino a Roberto Libraghi. Cioè è una cosa che mi viene naturale, no? Come per esempio San Giovannino a Piccinini. Cioè, ognuno si è preso un pezzo di città, l'ha scelto ed è andato avanti negli studi seguendo quello che avevano scritto gli altri, perché se uno vuole fare degli studi nuovi deve scavare, cioè l'unica cosa da fare nella nostra città è scavare, perché se non si scava non si può sapere esattamente, non si possono avere le prove tangibili di quello che è stato il nostro passato, perché solo attraverso questo possiamo migliorarci in tutto. Adesso ben vengano le due puntate stupende che ci sono state, le ho viste già tutte e due per motivi miei, e di conseguenza quella riguardante questo museo, che è un gioiellino veramente da portare sempre più in alto, perché se non ci fosse il Museo della Gambarina tante attività culturali sarebbero veramente perse, e questo è un veramente chapeau alla Elena Garneri, a Mirko Landi, a tutto lo staff, a Vezio, Giuseppe, e a Braggio, che adesso in questo ultimo periodo si sta lavorando anche ha lavorato per appunto per Freedom, per le riprese di Freedom,
Quindi sarebbe interessante, questo sarà il nostro sforzo, dover, se non volete al limite questi reperti, riportarli in luce, metterli nel Museo delle Antichità di Torino, che non ha niente a che vedere con il Museo Egizio, sono due cose completamente diverse, è chiaro che io penso che troverebbero disponibili sia questo museo sia il museo di Alessandria, perché non dimentichiamo che anche Alessandria c'è un museo che è molto bello, cioè ultimamente ci sono state per vedere le opere dell'amico Fabio Gagliardi che ha presentato i suoi cuori, veramente una mostra bellissima, e mi sono infilato a vedere anche gli affreschi del Palazzo dal Pozzo di Alessandria, la fresca medievale. Ecco, vedete, per esempio, cioè nessuno sapeva che sotto Santa Maria di Castello ci potessero trovare delle punte di freccia neolitiche. Cioè, questo vuol dire che questa città che tutti definiscono grigia, questa città che tutti un pochino comunque non... gli stessi alessandrini molte volte non la amano fino in fondo, anche se ultimamente invece c'è veramente un riscontro, un ritorno da parte delle associazioni culturali, da parte di quelle che sono state, per esempio gli studi sul Medioevo, che sono forse quelli che si possono seguire di più, perché anche nelle documentazioni ci sono dei riscontri validi in quello che è stato scritto. Cioè, qui non parliamo appunto di libri come la Bibbia, come l'Eneide, l'Iliade, che sono frutti di millenni di passaggi e ripassaggi verbali che poi sono stati messi per iscritto chissà in che maniera. Qui parliamo già di documenti ben precisi, che sarebbero stati importanti per esempio se avessimo mantenuto l'archivio di Alessandria, che invece andò distrutto, mi pare che fu incendiato, questo ha in comune con Alessandria d'Egitto quando incendiarono la biblioteca di Alessandria, dove avremmo potuto trovare ulteriori documenti che ci avrebbero detto e rivelato tante cose importanti. Ecco, per esempio questo vuol dire, oltretutto, il fatto che ci fossero chiaramente delle punte di freccia, come tanti, adesso queste mi hanno concesso di farvela vedere, però sapete che ci sono delle cose ben precise che non, dove è vietato riprodurre le immagini, a meno che tu non abbia un permesso scritto anche da parte loro. Queste sono punte di freccia, quindi di conseguenza è una cosa interessante vedere come furono utilizzate poi anche in periodi successivi, quando vi trovate, come acciarini, vedete, sapete che la selce è utile anche per fare le accensioni, no? Vedete queste piccole scanalature? Vuol dire che queste punte di freccia furono usate poi magari nel 1500, nel 1600, per dare fuoco, cioè per fare la scintilla per il fuoco. Quindi guardate come la storia viene riutilizzata, poi qui siamo praticamente siamo tuffati nella storia, perché in questo museo veramente si parte dai fossili fino ad arrivare, insomma, quelle che sono le cose dei nostri nonni. Ed ecco che dopo tutto questo, che ritrovamenti che sono stati fatti del Neolitico, mai messi in evidenza, mai portati alla luce, mai, non è mai stato scritto nulla, non so cosa fare per i prossimi due anni, scriverò qualcosa proprio sulla storia più antica di Alessandria, quando avrò tutti i documenti in mano, avrò tutte le fotografie necessarie che mi dovrebbero dare, perché è importante sapere che per noi non bastano i libri, anche se una volta si chiamavano topi da biblioteca, perché chi studiava le materie letterarie passava molto tempo durante gli anni universitari nelle biblioteche per fare ricerche, e di conseguenza è servito anche quello, ve lo posso garantire, però è stato molto più affascinante, e ve ne parlerò nella prossima conferenza, studiare le lingue antiche, quello è stata una cosa più... Infatti la prossima conferenza sarà sulla scoperta della chiave per leggere i geroglifici da parte di Champollion, che risale esattamente a 200 anni fa, 1822. Quindi nell'occasione del bicentenario io ho scritto qualcosa, adesso farò fare le copie, a chi parteciperà regalerò questa pubblicazione su come leggere i geroglifici, così vi potrete divertire a casa a scrivere il vostro nome in geroglifico e a vedere il significato dei vari simboli che sono presenti nel vostro nome. Questa è una curiosità, però una cosa simpatica che va, anche perché la nostra moglie è diventata una scienza, l'archeologia non è più legata tanto alle lettere quanto è legata più a quelle che sono le materie scientifiche. E una cosa importante che noi abbiamo cominciato ad utilizzare dalle fotografie aeree della Seconda Guerra Mondiale sono appunto le foto aeree. Adesso queste sono foto aeree scattate dal bombardiere che ha bombardato Alessandria.
e quindi di conseguenza è chiaro che vedete la cittadella, si vede qua, no? Queste sono le bombe che sono cadute tristemente su Alessandria, che ha provocato anche le morti. Però da queste foto si cominciò a risalire e a capire cosa c'era, per esempio, in questa zona, cosa c'era in quest'altra. Vedete, si vedono chiaramente ancora le tracce della circolazione romana. Sapete che gli antichi romani dividevano i campi in quadrati di 710 metri di lato, quindi a loro volta in altri quadrati e poi in altri quadrati ancora. Il termine quartiere poi deriva da questo, no? Perché venivano sempre divisi per quattro, tanto è vero che per esempio in spagnolo, quando si vuol definire un appartamento, quindi un qualcosa di quadrato, è il quarto, no? Quindi le reminiscenze spagnole, spagnoli, va bene, in Alessandria ci sono anche, perché gli spagnoli, ci sono stati anche gli spagnoli, per non dimenticare nessuno. Tant'è vero che ci sono parecchi cognomi che ricordano i nomi spagnoli: Cavallero, Caballero, Zabattaro, per esempio Zapatero, cioè sono tutte cose che cognomi che risalgono al periodo della dominazione spagnola. Noi è rimasta una chiesetta, mi pare, con una Madonna nera. C'è una Madonna nera? Scusatemi, ma io, per me questa è storia modernissima, quindi io sono abituato alle pietre scheggiate, quindi. E in questa conferenza che sto per chiudere, perché vi ho detto che sarebbe stata molto veloce, e mi hanno chiaramente aiutato il Museo delle Antichità di Torino, il Museo delle Antichità Wickerman. Prossimamente anche organizzerò un viaggio a Torino per andare a vedere sia il Museo Egizio insieme a me e sia la mostra che ci sarà su Tutankhamon, che sono due cose molto belle da vedere, anche se non tutte e due presenti nello stesso sito, cioè quindi ci dovremmo spostare un attimino nella città, però sono praticamente due. Ecco, io cito qua il professor Andrew Hamilton, un collega dell'Università di Oxford, che ha fatto delle ricerche su questi due siti, però non riguardano tanto la parte, lui è un medievista, un po' come il nostro Barbero qui ad Alessandria, bravissimo, cioè chapeau anche a lui, perché è una persona di una cultura e di una capacità espositiva che è mille volte la mia sicuramente, però lui oltretutto è proprio studioso di storia medievale e quindi è in grado di veramente di portare avanti discorsi ben precisi. Penso che poi alla fine contatteremo anche lui, perché lui mi ha trovato dei documenti che potrebbero, diciamo così, riscontrarsi con quella famosa conferenza che feci qui sempre nella sala della Gambarina sui 15 templari alessandrini che venivano citati nel rotolo di Sion, che fu trovato nella biblioteca dell'Università Rabbinica di Gerusalemme. Quindi è chiaro che lui sta trovando anche nella biblioteca dell'Università di Oxford dei documenti che riguardano la nostra città e mi ha cominciato già a mandare qualcosa, li sto traducendo e quindi prossimamente penso che rifarò una conferenza, diciamo, extra a quelle che sono già in programma per poter dare un'impronta più veritiera a quello che è il discorso già preso dal Guenna, che è stato un bravissimo studioso, che ha scritto un libro stupendo, I Nove Castelli, che, dove parla appunto delle magioni templari che sono presenti nella provincia di Alessandria. Perché noi non ci dimentichiamo che i templari per 200 anni hanno comunque rivoltato la storia di tutti i paesi dell'Europa o comunque anche del Medio Oriente e hanno lasciato delle tracce indelebili, secondo me, anche qui in Alessandria. Bisognerà scavare, ma questo vabbè, sarà duro, perché se mi vedete con la paletta e il secchiello in Piazza della Libertà chiamate subito le guardie, perché vuol dire che sono impazzito. Sapete che sotto la Piazza della Libertà ci sono i resti dell'antico Duomo di Alessandria, l'antica cattedrale di Alessandria, bellissimo oltretutto del 300, con uno spettacolo, e anche questi sono stati gentilmente ricoperti da uno strato di sabbia, anche perché utilizziamo la sabbia? Perché la sabbia era l'unico modo per poter praticamente riprendere il sito, riprendere lo scavo in un qualsiasi momento. Ci sarebbe da rivedere anche sotto Santa Maria, ma purtroppo il cemento, almeno in quella parte, ha dato tutto, mentre non è stato gettato nel chiostro, che potrebbe essere un altro sito interessante, sia per la presenza, vabbè, c'è un cimitero che ancora non si sa esattamente
da quanto tempo è stato utilizzato, quindi sicuramente si troverebbero parecchie ossa e poi ci sono state trovate anche delle bare in piombo caratteristiche dell'epoca medievale, e di conseguenza io non so quelli che vanno a fare la concentrazione nel chiostro di Santa Maria di Castello seduti tutti in cerchio sotto gli alberi, quando sotto praticamente c'è una situazione completamente diversa. Per carità, la pace la trovano tutti e due, chi in un modo, chi in un altro, però è chiaro che l'energia che loro dicono che c'è in questo posto è un'energia particolare, insomma, dovuta sicuramente a quello che è stato un luogo dove parecchie anime hanno lasciato questa terra. E concludo dicendovi ancora questo, che per quanto riguarda la nostra associazione, stiamo puntando molto sul fatto dei 15 templari all'estate, non in maniera particolare, perché sinceramente non me la sento di prendermi sulle spalle una così importante, diciamo, un così importante ritrovamento. Ho delegato dei colleghi medievisti, quindi che mi passano i lavori fatti da loro, e di conseguenza voglio che questo venga riconosciuto a livello ufficiale, anche se per carità Alessandria si sta muovendo molto, ma soprattutto vorrei che ad Alessandria venisse riconosciuto anche il ruolo che gli spetta per la sua storia più antica, non per quella medievale, tantomeno per quella rinascimentale o che è arrivata dopo, anche perché noi abbiamo avuto sì dei personaggi che insomma sono stati ricordati, infatti grazie a loro abbiamo tutte le vie come il vicolo Dal Verme, e insomma abbiamo tanti nomi insomma che ricordano la storia della nostra città. Però quello che mi fa arrabbiare è che molte cose vengono lasciate indietro a favore di altre che sono sì importanti, ma sono cose già viste e riviste. Questo non vuole né incolpare le istituzioni locali, tantomeno quelle che sono le associazioni culturali, perché tutti si interessano a quello che è, diciamo, il nostro background culturale. Però ecco, noi vogliamo andare molto più indietro e soprattutto vogliamo trovare la collocazione esatta di quello che era il movimento templare nella città di Alessandria. Però tornando per chiudere la conferenza, che mi sono venuto perché mi hanno invitato a tenere una conferenza sugli statuti di Castelnuovo Scrivia ai Lions a Tortona, nella biblioteca della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona, e mi hanno detto che ho esattamente 20 minuti di tempo e dovrei raccontare tutti gli statuti di Castelnuovo in 20 minuti, cosa praticamente impossibile, quindi sto accelerando le mie conferenze prima per non farvi annoiare e secondo anche perché mi devo allenare, perché il 7 aprile sono, perché mi hanno detto che 20 minuti, mezz'ora al massimo, poi devo finire perché c'è la cena. Cioè io avrei fatto prima la cena e poi magari avrei potuto parlare di più, perché Castelnuovo non è soltanto fatta da statuti, Castelnuovo è dell'antica Roma, quindi siamo a dei livelli, cioè ci sono state trovate delle ville rustiche romane stupende e i reperti sono nel museo di Castelnuovo Scrivia, e quindi di conseguenza ha un museo archeologico che ho avuto il piacere di sistemare come reperti, di datare tutti i reperti quando c'era l'allora assessore alla cultura Brunetti. Mi ricordo che ci chiamò, allora avevamo il gruppo archeologico qui ad Alessandria nel 1985, quindi quest'anno sono 37 anni che ci occupiamo della cultura di Alessandria, in questo caso con me, perché gli altri si sono un po' dispersi, però con me c'era l'architetto Cellè, c'erano altri, diciamo, studiosi locali. E quindi di conseguenza per esempio Castelnuovo richiederebbe comunque molto di più di quello che mi viene richiesto, perché fondamentalmente si parte anche lì dalla preistoria per arrivare poi a quello che è, diciamo, il periodo romano e quello medievale che porterà poi ai famosi statuti. Questo mi ha fatto accelerare, però volevo ricordare che per esempio per quanto riguarda la bonifica dei terreni, che in Alessandria è stata molto in uso, perché non dimenticate che Alessandria veniva chiamata Alessandria de Palea perché era in una palude, quindi c'erano parecchie paludi, e quindi molte situazioni di queste palafitte erano in laghetti
che poi sono andati presi dal fiume perché il fiume ha cambiato percorso e quindi le terre venivano bonificate. Infatti ci sono dei momenti in cui troviamo per esempio tantissime tracce di resti animali, di frammenti ceramici, di cose per poter bonificare il sito in modo da poterlo rendere impermeabile e di conseguenza poterci costruire sopra. Pensate che questo metodo, addirittura abbiamo la prima situazione in Italia, tanto per dirvi un'altra curiosità, visto che siamo in perfetto orario, a Isernia la Pineta, in Molise, è stato trovato un sito abitato dall'Homo erectus che risale a 736.000 anni fa. E pensate che questi signori si erano creati uno spazio per fare poi le loro tende, i loro ripari, su ossa di Elephas anticus, di ippopotamo, cioè su tutte ossa di grossi animali che venivano cacciati in quella zona dell'Italia 736.000 anni fa. E l'umanità era formata dall'Homo erectus, che sarebbe l'uomo che poi ha dato la spinta a chi è arrivato da chissà dove, che ha fatto sì che l'Homo erectus diventasse sapiens, perché l'erectus era sì abile nel fare gli strumenti litici, era abile nel cacciare gli animali, nel trarre il nutrimento necessario che gli serviva per vivere, faceva le stagioni di caccia, perché infatti l'accampamento della Pineta non era stanziale, ma era un qualcosa che veniva utilizzato durante i periodi di caccia. E lì la stessa situazione la troviamo anche abbiamo trovato questi frammenti, questi oggetti, anche nelle zone bonificate che tuttora sono sott'acqua, questo mi raccontava Fozzati, sono sott'acqua e servivano proprio per bonificare i terreni perché sapete che sono stati nel tempo molto paludosi. Per tornare al prossimo appuntamento, allora ci vediamo il 28 marzo, vi prometto che vi terrò un pochino di più senza annoiarvi, perché chiaramente adesso lascio spazio alle domande, perché mi sono tenuto una mezz'ora per le domande, anche perché riguardano Alessandro e di conseguenza volete farmi delle domande, sono qui per voi. E parleremo di quello che fu la scoperta di Champollion per tradurre i geroglifici, parleremo della sua vita, vi farò vedere delle diapositive molto su scavi che abbiamo fatto noi in Egitto e comunque su monumenti egizi che di solito non vedete né su internet né in televisione, perché sono comunque non sono alla portata di tutti. E niente, vi ringrazio e vi lascio alle domande, sono pronto a rispondere. Grazie. Ti riposo la voce. Dimmi. Sì. Nella zona di San Giovanni del Collato. Sì. Lì vicino a. Davanti alla ristorante di Piano. Sì, sì. Ho presente. Via Bocchieri. Di cui è rimasta la torre. Sì, esatto. Ecco lì sotto c'era un cimitero. Sì, ma tante zone di Alessandria, sì. Dove seppellivano i miscredenti. Sì, ma poi ne abbiamo altri addirittura, non so se vi ricordate quando fu ritrovato sempre in Corso Virginia Marini, quando trovarono quell'enorme quantità di ossa scavando sì, per il. C'era l'ospedale. Sì, ma non solo, c'erano due. Era una strada che collegava due conventi, uno mi pare di suore, che non mi ricordo cosa, e un altro di monaci, e portarono via, mi ricordo, un camion di ossa addirittura con dei feti di bambini, quindi questo voleva forse stare a significare che probabilmente succedevano delle cose strane tra questi due conventi. E portarli via con dei camion voleva dire migliaia, quindi parliamo anche di 200-300 anni di storia di sepolture, quindi è una cosa. È chiaro che adesso sono un necrofilo più che un archeologo, è chiaro che l'archeologo, mi ricordo quando scavavamo a Villa del Foro c'era un vecchietto che veniva a vedere gli scavi e mi sento chiamare e mi dice: "Oh, te, Racatayos, pensi?" Mi ha chiamato Racatayos, che io a quell'epoca, avendo studiato l'etrusco, il latino, il greco, Racatayos, ho cercato di interpretarlo in una maniera,
voleva dire comunque sì, che poi fondamentalmente è vero, perché noi comunque disturbiamo, purtroppo, ecco perché siamo maledetti già dalla laurea in poi, insomma, in poche parole. E perché per noi sono fonti importantissime, cioè i cimiteri, perché ti danno l'idea di quello che poteva essere, diciamo, ricostruire quella che poteva essere la vita quotidiana dei popoli che hanno abitato prima di noi, perché soprattutto nelle civiltà antiche si lasciava molto spazio anche al corredo funerario, perché noi oggi come oggi ci accontentiamo della lapide, più o meno di un segno che ci può lasciare la bambolina per il bambino, ecco. Mentre una volta, quando si seppelliva specialmente a un certo livello, nel periodo etrusco per esempio o romano, si mettevano delle intere, degli interi servizi, cioè a livello di pentole, a livello di vasi, a livello di tutto quello che poteva essere, quello che si poteva utilizzare nella possibile vita post mortem, ecco, perché noi dobbiamo ringraziare gli egizi, dobbiamo ringraziare gli etruschi, gli assiro-babilonesi, dobbiamo ringraziare i sumeri, perché grazie alle scoperte delle loro tombe, delle loro cose, siamo riusciti a ricostruire in toto come era il loro vivere quotidiano, perché soprattutto nelle pareti raffigurate delle tombe, dove vengono narrate delle storie meravigliose, da quelle che possono essere quelle di Pompei o quelle etrusche anche a carattere, tra virgolette, un pochino scabroso, ma ci sono anche come seminavano, come raccoglievano il grano, come lo utilizzavano, come facevano il vino, quindi tutte cose che sono riscontri oggettivi che servono a ricostruire la, ma anche gli abiti. Avete visto quando vengono i ragazzi della Nona Reggio qua, che vi fanno vedere, cioè questi abiti sono stati ricostruiti grazie a quello che ci hanno lasciato loro, grazie alle statue, grazie alle pitture. Purtroppo qui la zona è un po' povera di queste cose, perché un po' perché era una zona un po' paludosa, un po' strana, quindi anche scavare non era una cosa facile, perché si trovava quasi subito l'acqua, anche a Santa Maria di Castello a un certo punto poi è venuta fuori l'acqua, perché comunque ci sono state anche delle fonti, non soltanto delle basta guardare la Valle delle Grazie, no? Quella che poi diventerà Val Madonna, dove ci sono delle fonti ancora in uso. È chiaro che logicamente bisogna anche contare che molti siti nascevano vicino alle sorgenti, non soltanto vicino ai fiumi, quindi era molto importante anche questo. È chiaro che bisogna indagare, ma indagare nel senso vero della parola, innanzitutto con l'aerofotogrammetria, che è importantissima. Adesso, oggi come oggi, c'è un sistema eccezionale per riprendere dall'alto e poter anche solo con dei droni e poter vedere quello che c'è nella parte sottostante dei terreni, quindi praticamente rivedere le piante, come vi ho fatto vedere in una delle mie conferenze, rivedere le piante che crescono in maniera diversa, perché sotto ci sono delle strutture in pietra, magari la pianta di una casa, di un tempio, di qualcosa, e si vede la figura proprio della pianta attraverso la foto aerea, perché la vegetazione, avendo trovato praticamente degli intoppi, le radici si sono fermate ed è più bassa rispetto a quella più alta, ma vista così non sembra niente, vista dall'alto ti dà l'esatta forma di quello che era l'edificio che era sottostante. Ce ne sono tantissimi tra la zona di Lu, Conzano, Cuccaro, Pavone, Pietramarazzi, cioè siamo circondati dalla storia, cioè infatti non sappiamo da che parte girarci. Il problema è che manca la volontà, perché effettivamente le lungaggini burocratiche, perché non do colpa ai politici, perché è giusto che ognuno prenda la sua iniziativa, però sono più che altro le lungaggini burocratiche, queste leggi ancora risalenti, sì, dicono di averla rifatta nel 2004, ma la legge del 2004 sui beni archeologici non è nient'altro che stata riportata alla 1089 del 39, fatta sotto il periodo fascista, e quindi di conseguenza dove si diceva che tutto quello che si trovava era di proprietà dello Stato. Altro errore enorme, perché logicamente, come fanno in Inghilterra, come fanno in Francia, come fanno in tanti altri posti, quando si trova qualcosa basta portarlo nei musei, però i musei ti li pagano prima di tutto, se non li vuoi portare li puoi detenere senza nessun problema, cosa impossibile in Italia a meno che tu non abbia dei permessi particolari o questi reperti provengono da collezioni già, insomma, già comunque schedate e tutto. Quindi il tesoro di Marengo non ne parliamo, anche lì è una cosa stupenda che è arrivata a Torino e che non so se riusciremo mai a Roma. Sì, prima a Roma, poi a Torino, e non riusciremo mai a portare ad Alessandria, perché
anche lì è chiaro che Lucio Vero, poverino, vabbè, lui non c'entra niente, anche perché era un tesoro che riguardava probabilmente preso in un larario o comunque in un tempietto dedicato a lui, cioè quindi all'imperatore deificato. Ecco perché c'erano tutte queste cose particolari, c'era il suo busto, c'era il cinturone, c'erano anche coppe di argento, cioè un tesoro ricchissimo. Adesso non è paragonabile certamente a quello di Tutankhamon, però è il nostro tesoro di Tutankhamon. Noi lo potremmo chiamare Tutankhamon, che forse viene meglio come... Però arrivato a un certo punto è stato trovato tutto schiacciato, logicamente, poi è stato veramente restaurato in una maniera... Cioè, da un orefice di Torino, pensate, un gioielliere di Torino che lo restaurò perfettamente. Infatti, a Torino che fu fatto il lavoro, anche prima di essere esposto a Roma. E quindi è chiaro che... cioè, io non so cosa ci possa essere sotto, perché non mi fanno andare, specialmente a me che sono... cioè sono un tipo un po' birichino e quindi di conseguenza la soprintendenza mi guarda un po' con gli occhi di traverso, cioè io cioè, ho avuto sempre sì, un po' di parole, dimmi. Ma noi, quindi da dove arriviamo, dei Liguri? Ma guarda, questa è un'altra, è una bellissima domanda, ne ho già parlato in un'altra conferenza, sì probabilmente dai Celto-Liguri, ma abbiamo nel nostro DNA anche di qualcosa di etrusco, quindi... Effettivamente sapete che gli Etruschi si sono spinti anche a nord del Po, quindi probabilmente sono stati nella nostra zona. Sicuramente il Celto Ligure è quello che è più dentro voi, che io sono magno greco perché vengo dalla Calabria Saudita, quindi è logico che cioè, la mia il mio DNA è magno greco. Poi vabbè, mia mamma è toscana, potrebbe essere etrusco anche. Insomma, sono anch'io un miscuglio, ecco, un frappè, in poche parole. Però qui da voi, poi vabbè ci sono anche i vari cognomi che lo denotano, la provenienza diciamo anche dei popoli del nord, perché ci sono i cognomi che derivano dalle popolazioni nordiche, proprio quelle, non dico i belunghe, ma quasi, a quelli che vengono dalla Gallia, cioè quindi dai Celti, abbiamo, vabbè adesso bene, voglio sempre citare, prego, volevi... No, niente, volevo chiedere una cosa. Ti conosco? Daniele, sì. Ah, ciao Daniele Ciarmelli, giusto? Sì, volevo dire, la necropoli di epoca repubblicana, sì? È stata rinvenuta a Casal Ciarmelli, sì, esatto. Visto degli anni 40, esatto, esatto. È una stata, appunto, datata di epoca repubblicana. Sì. Sì. E Felice Loporto nel suo trattato diceva che questa necropoli era totalmente a pozzetto perché era la popolazione residente in quel tempo era Celto Ligure. Sì. Allora si facevano le tumulazioni a pozzetto solo nella nostra zona per i Celto Liguri o anche in epoca pre-cristiana si faceva ai Romani la tumulazione a pozzetto? La seconda che hai detto. Cioè, i Romani facevano delle rinumerazioni. Ma Felice lo porto in quel trattato dice, boh, sono tutti pozzetto, vuol dire che pur essendo sì, ma diciamo che rispettavano, sai che cos'è Daniele? Che rispettavano i culti religiosi dei popoli che avevano conquistato. Quindi di conseguenza, se tra virgolette in quella zona abitava una famiglia celto-ligure o di origini celtiche o liguri, perché sai che poi sono stati completamente inglobati dai Romani, è logico che se ti chiedevano di fare un'incinerazione gliela facevano fare. Ecco perché, però ecco, ha sbagliato questo signore che adesso non mi ricordo. Felice Loporto. Ah, Loporto. Sì, forse uno studioso degli anni 40? Sì, quindi sì, io non ero ancora nato. Però comunque sì, cioè rispettavano questo tipo, sai che i Romani sono stati molto aperti fino a un certo punto, fino a che i cristiani non gli hanno rotto le... No, cioè nel senso, scusate, fino a che i cristiani, cioè praticamente hanno capito che potevano essere un pericolo per l'impero, allora sì, hanno inglobato la religione cristiana, ma poi alla fine cioè, praticamente l'hanno fatta diventare la religione di Stato. Ma fino a quel momento Iside, Mitra, Baal, cioè veneravano un sacco di dei, soprattutto dei femminili anche, per via della fecondità,
della maternità, cioè la Dea Madre per eccellenza, quella che poi noi cristiani abbiamo trasformato in Madonna, no? Perché comunque la Madonna col bambino è la figura di Iside che allatta Horus, cioè suo figlio Horus il falco, che diventerà poi Arpocrate nella lingua greca, ma non è nient'altro che l'immagine solita di una donna che allatta il suo bambino, la cosa più bella in assoluto. Io ho avuto mia nipote che ha avuto un bimbo un mese fa e penso che sia uno spettacolo vedere come possa continuare la vita quando vedi un bambino che prende il latte dalla mamma. È una delle cose più dolci in assoluto che possono esistere. È collegata a dei culti, le chiamano divinità ctonie, perché derivano dalla terra, cioè qualcosa, perché la terra stessa è viva e si riproduce, no? Continuamente, continua a rinascere. Ecco perché i culti primaverili, cioè quindi tutte queste cose, la Pasqua, no? Pesach, il passaggio da un periodo di morte, di tristezza, di grigio, nero, a un passaggio di luce, cioè la primavera. Gli ebrei infatti festeggiano. È una storia infinita praticamente, cioè potremmo saltare di palo in frasca, mi è venuto in mente la fraschetta perché è un'altra zona molto importante qui nella provincia di Alessandria. Quindi ecco, questo, se avete delle altre domande, io oggi stasera sono a vostra disposizione, perché sinceramente non potevo dirvi di più, non potevo farvi vedere di più, ma penso di avervi fatto capire che c'è qualcosa di molto più antico di quello che noi pensiamo ci sia. Prego. Io volevo chiederle, della città di Alessandria, come si mangiava, nel senso che cucinavano in un forno, facevano bollire, dato che io mi occupo di cucina, di bella storia, di sapere che tracciando vagamente una storia della cucina negli ultimi secoli, lo dico per la cosa diciamo, più facile. Diciamo che a partire da Roma, dall'epoca romana, cioè quindi dalle civiltà, si ha già più elaborazione nel esatto. Cucinare, in tutto. Ma prima? Prima si faceva più o meno tutto a fuoco vivo, si avevano comunque delle pignatte di terracotta che venivano sospese su tre pali incrociati, in modo che potessero rimanere sul fuoco senza chiaramente scottarsi, dove praticamente cominciavano a cuocere i cibi, senza contare che già nella preistoria più antica la carne si mangiava cruda e addirittura spezzavano le ossa per poterne mangiare il midollo, perché era ricco di grassi, di proteine. Quindi per esempio i neandertaliani, che hanno una forma fisica piuttosto tozza, robusta, e che hanno vissuto insieme ai sapiens, dato che hanno vissuto le glaciazioni, avevano bisogno di calore, quindi mangiavano molto, molto midollo, molto grasso. Quindi, e i forni com'erano? I forni, vabbè, erano i primi forni, io le posso dire. Gli egizi già conoscevano i forni. Erano delle strutture in argilla, praticamente, a forma di cupola, dove lasciavano praticamente un foro superiore e sotto mettevano praticamente il fuoco con una specie di grata dove cucinavano i cibi. Questi erano i forni. La cosa più semplice del mondo. Addirittura, se lei trova la Villa del Foro, se vuole vedere un braciere dell'età del rame, quindi risaliamo più o meno tra il 1500 e il 2000 a.C., vedrà proprio un giro di pietre, no? Dove la terra è diventata rossa, perché accendevano lì il fuoco, poi con dei bastoni con la carne infilata la cuocevano in questa maniera. Poi piano piano si arriverà alle raffinatezze, per esempio al garum, che era una salsa tipica degli antichi romani, fatta con il pesce, messo praticamente a deteriorarsi, in poche parole, quando era proprio marcio al punto giusto, loro diventavano pazzi. Infatti ci sono delle case che, invece di esserci scritto cave canem, c'era scritto cave garum, cioè attenti che qua si mangia il garum, che è una cosa, per gli stranieri era un veleno, ma loro diventavano pazzi. Quindi ecco, diciamo che la cucina è una cosa che vera e propria arriverà con le civiltà. Prima era tutto molto più greco, addirittura per milioni di anni hanno mangiato la carne cruda e anche i cereali crudi, cioè non avevano le bacche, avevano quello che potevano mangiare e consumare sul momento. Altre domande? Beh ragazzi, dai, abbiamo fatto quasi le 11. Mi viene in mente una cosa. Dimmi. La strepona, la
però certo, io adesso sto parlando dei templari, sì, è ben fatto. Però anche... visto che prima hai accennato anche, ecco, esisteva. Sì. Sì. Quindi anche lì sarebbe un sito dove bisognerà chiamare. Ma io l'ho detto, cioè datemi una palla, un piccone e vi faccio la storia più antica di Alessandria. Infatti ci sono ancora dei cognomi che ricordano questo. Sterpone, che è un ragazzo che ogni tanto veniva anche alle mie conferenze. Quindi cioè, è chiaro che la toponomastica, che non è l'onomastico dei topi, ma è l'origine dei nomi, cioè, è molto importante anche per scoprire i siti, perché per esempio molti siti ancora riportano le vecchie, come stai ricordato tu adesso, ricordano proprio i nomi che vennero dati all'epoca, quindi non c'è problema. Poi non ne parliamo di come si sono stati cambiati nell'epoca, come sono stati italianizzati o latinizzati, o addirittura per esempio molti sono di origine ancora etrusca, neanche proprio romana, e celtica poi ancora di più, no? Quindi è una cosa, per esempio il brick, che è l'altura, era un termine celtico che indicava un'altura, e noi diciamo ancora adesso andare sui bricchi, no? Il crinale, no? Il crinale e sono cose che ci portiamo, ma senza rendercene conto, un po' come i racconti che vengono trasportati di voce in voce, come fu l'Iliade, praticamente l'Odissea, che viene attribuita ad Omero, però ormai quasi tutti sono concordi nel dire che probabilmente Omero non è neanche esistito. Allora c'erano gli Aedi, che erano dei cantori che si passavano di voce in voce quello che erano i racconti, un po' come quelli che nei paesi andavano in giro giù in Sicilia con il carrettino con tutte le figure e raccontavano la storia dell'Orlando Furioso. E per un certo periodo la storia è stata raccontata così. È chiaro che quando è cominciata a essere scritta è diventata una documentazione, lì ci si può lavorare. Ripeto, anche se poi quello che è scritto non del tutto corrisponde a verità, perché non dimentichiamo che ai tempi degli antichi romani o degli antichi greci, degli antichi egizi, quello che c'era era la propaganda. Se si parlava di un re, si parlava di un faraone o di un imperatore, si tendeva ad esagerare, no? Un po' come la campagna che ci sarà adesso ad Alessandria per il sindaco. Ci saranno i cuttichini, che saranno i seguaci di Cuttica, i barosini, i seguaci di... cioè ci saranno le varie fazioni, no? Qui ad Alessandria c'erano i Guelfi e i Ghibellini, cioè in qualche maniera la storia non cambia, no? Si ripete, e quindi è una cosa molto bella, perché quello che dico io, bisogna inseguirla la storia più che seguirla, bisogna inseguirla perché fondamentalmente puoi acchiappare in quello che sta succedendo in questo momento, in un determinato luogo, puoi acchiappare quella che è la nozione che ti può servire per fare una ricerca e trovare delle cose nuove. Va bene, allora grazie, vi lascio andare a casa presto.